Qualche giorno fa stavo pensando di realizzare un integratore per sportivi. In particolare mi sono soffermata in una categoria ben precisa di amanti dello sport. Dunque, ho pensato se fosse in qualche modo possibile realizzare un biscotto integratore indicato anche, ma non solo, a chi è celiaco e a chi è vegano. Così dopo qualche formulazione sono riuscita finalmente ad ottenere la combinazione di ingredienti che soddisfacesse effettivamente le mie esigenze. Quindi vi propongo i biscotti proteici vegani per celiaci. Per preparare 12 biscotti abbiamo bisogno di 50 g di proteine di soia gusto nocciola, 30 g di latte di soia in polvere, 40 g di fruttosio, 35 g di nocciole, 50 g di burro d'arachidi, 20 g di cioccolato fondente, 40 ml circa di latte di soia. Iniziamo con la preparazione. In una boule mettiamo il latte di soia in polvere e poi le proteine di soia al gusto nocciola. Potete prendere anche altri gusti, quelli che preferite, insomma. Poi ci spostiamo all'interno di un frullatore e uniamo le nocciole ed il fruttosio. Ho scelto il fruttosio perché è uno zucchero che ha un potere dolcificante doppio rispetto al saccarosio, quindi ne basterà la metà per ottenere lo stesso effetto dolcificante. E adesso frulliamo il tutto fino ad ottenere una polvere. Uniamo dunque la polvere di nocciole e fruttosio all'interno della boule. Mescoliamo. Se restano anche dei pezzettini di nocciola, fa niente. Ora sto tritando grossolanamente il cioccolato fondente con il coltello. Io ho preso un cioccolato con una percentuale di cacao dell'80%. Adesso uniamo il burro d'arachidi, questo è un burro d'arachidi fatto in casa, potete trovare la ricetta in sovraimpressione oppure a fine del video vi metterò poi il link. Così, un po' appiccicoso come deve essere. Uniamo una parte di latte di soia, circa 40 ml, io ne metto una parte, poi eventualmente aggiungo il rimanente. Sentite che il forno è già caldo perché l'ho preriscaldato a 180 gradi. In questa fase possiamo unire pure le nostre scagliette di cioccolato fondente. Amalgamiamo per bene il tutto con le mani fino ad ottenere un composto compatto. Velocemente abbiamo ottenuto un impasto bello compatto, vedete, poco appiccicoso. Adesso cerchiamo di dividerlo in 12 parti più o meno uguali. Da ogni pezzettino ricaveremo una pallina, così, che poi andremo a schiacciare leggermente con le mani. Andiamo a sistemare il nostro cookies proteico su una piastra che ho foderato con carta forno. E adesso cuciniamo immediatamente a 180 gradi per circa 10-12 minuti. I bordi devono diventare leggermente dorati. Preparare i cookies proteici è davvero semplice, avete visto, li abbiamo preparati praticamente in un lampo. Potete consumarli prima dell'allenamento oppure immediatamente dopo per recuperare le energie perdute durante lo sforzo.